Eccola. Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi racconto di tutte le fasi che passano dal disegno di un'esca artificiale fino alla produzione con la stampante 3D, alla prova in pesca e alla cattura, alla tanto attesa cattura. Grazie alla collaborazione con un nuovo amico, un nuovo caro amico, il suo nome è Emanuele, perché poi nel corso del video conosceremo, che ha la passione per l'autocostruzione delle esche artificiali, sono riuscito a produrre la mia prima esca per la pesca spinning. Questo progetto ha avuto degli alti e bassi, si sono alternati dei fallimenti, degli attimi di sconforto, a piccoli successi, soddisfazioni e delle ampie prospettive di crescita e di miglioramento. Se anche voi volete provare a fare le vostre esche artificiali o semplicemente capire come utilizzare la stampante 3D e capire, ecco, tutti i passaggi chiave per la realizzazione delle esche, guardatevi questo video. Andiamo! Girando per il web mi sono imbattuto in tanti gruppi social, soprattutto su Facebook, dove si parla di autocostruzione delle esche artificiali. E qui mi sono saltate all'occhio delle esche davvero davvero ben fatte, anche se si tratta di esche artigianali fatte da semplici appassionati. Tante di queste sono davvero realizzate con processi costruttivi degni di nota. Tra queste mi è saltato all'occhio un post di Emanuele. L'ho contattato e gli ho proposto di collaborare alla realizzazione di questo mio progetto, dove io avrei disegnato con un programma di modellazione CAD 3D l'esca e poi con la mia stampante a resina avrei prodotto dei prototipi. A questo punto tocca ad Emanuele, che grazie alla sua esperienza avrebbe ricevuto questi prototipi e si sarebbe occupato dell'armatura, di inserire la pesistica interna e di tutte le ultime fasi di completamento, come l'inserimento degli occhietti 3D, la resinatura, la verniciatura e soprattutto le colorazioni dedicate sia all'acqua dolce che all'utilizzo in mare, richiamando il pesce foraggio classico. Infatti questo progetto ha una doppia destinazione d'uso di questa esca, prevede una doppia destinazione d'uso sia per l'acqua dolce, per i laghi, per i fiumi o per quegli specchi d'acqua dedicati alla trautaria, ma anche con delle potenzialità per il light spinning in mare. La prima fase è stata il disegno e soprattutto le proporzioni. Sono partito da un modello già esistente e ho ridotto le dimensioni in modo da poter essere utilizzato, ad esempio, per le piccole trote nei laghi da trautaria, come vi anticipavo. La caratteristica principale di questa esca è, secondo me, la paletta, che ha un design molto molto particolare, molto singolare. Questa esca dovrà avere un nuoto ideale alle velocità medie e dovrà essere in grado di reagire bene alle gercatine. Grazie alla posizione della pesistica interna dovrà dare un buon contrasto alla corrente, magari nell'utilizzo in fiume o nella risacca tra le onde per la pesca dalla costa in mare.
Tuttavia questa esca è realizzata per andare sulle fasce più basse dello strato d'acqua, in profondità, grazie anche alle sue caratteristiche, che sono prevalentemente sinking, quindi affondante. Ciao a tutti, sono Emanuele, sono un costruttore di esche, sia in legno che in altri materiali, e ricostruisco quegli ambienti che vedete. Ho deciso di collaborare tramite richiesta con Luigi, più avanti vi spiegherà tutto quello che abbiamo fatto insieme. Ciao a tutti. Per il disegno sono partito da uno schizzo su un foglio, un disegno, e ho ricavato da questo la silhouette del corpo e ho utilizzato un software di modellazione grafica per riprodurla a computer. L'idea è quella di realizzare due gusci, uno destro e uno sinistro, che poi avremo unito durante le fasi di produzione. Questo ovviamente per riuscire ad inserire l'armatura e la pesistica interna in secondo tempo. Sono riuscito a realizzare un modello CAD molto interessante, sia come linee che come silhouette, come forma, e le prime stampe però che ho fatto con la mia stampante 3D a resina sono state, devo essere sincero, un disastro. Sono venute fuori praticamente delle colate di resina senza alcun senso, e poi mi sono reso conto, con un po' di studio e di pratica, che il problema era dovuto al settaggio della stampante con dei parametri da selezionare in modo davvero accurato. E dopo diversi giorni di studio, di prove, di esperimenti, alcuni fallimentari, sono riuscito ad avere un risultato accettabile. Se vi devo essere totalmente sincero, diciamo che nel corso di queste prove, di questi esperimenti, mi sono davvero demoralizzato e stavo per mollare. Infatti avevo reimpacchettato la stampante che avevo anche chiesto il reso, perché l'avevo presa su Amazon e quindi volevo restituirla, ma poi ecco, mi sono intestardito e quindi, dopo aver spacchettato di nuovo la stampante, ho fatto delle prove e finalmente sono riuscito ad avere un buon prodotto accettabile, cambiando anche la tipologia di resina. Come ultima fase gli ho proposto delle colorazioni personalizzate. Lui è un esperto con i colori, con le varianti di colore, e il prodotto finito, mi ha mandato delle foto in anteprima, il prodotto finito andava ben oltre quelle che erano le più positive aspettative. Successivamente mi ha spedito queste esche e finalmente ho potuto pescare e anche catturare qualche pesce con queste esche, con una grandissima soddisfazione personale. Sta iniziando a piacere. Eccola qua. Ecco qua, giusto in tempo, si è sclamata. Un'altra cattura. Eccola qua. Sempre la nostra peschettina autocostruita, stampata. Homemade.
In conclusione, credo che oggigiorno, grazie anche alle tante tecnologie che sono alla portata di tutti, abbiamo tante possibilità rispetto al passato di realizzare con costi contenuti un prodotto molto molto valido. Prima di salutarci vi anticipo che sono in programma delle tipologie, delle serie di esche dedicate sia all'acqua dolce che per un utilizzo in mare, per cui restate aggiornati con il canale Planet Spin YouTube, con il gruppo e la pagina Facebook sempre di Planet Spin, sperando che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, al prossimo video!